1 ottobre 1906. Nasce a Torino la Confederazione Generale del Lavoro con lo scopo di raccogliere e organizzare tutte le forze operaie. All'atto della fondazione partecipano 700 delegati in rappresentanza di oltre 80 camere del lavoro e di circa 200.000 aderenti. La Confederazione viene articolata in due strutture, quella delle federazioni di categoria, per occuparsi degli interessi delle singole categorie, e quella delle Camere del Lavoro territoriali, che si occupano delle questioni locali. Nel 1944 la CGDL cambierà nome in Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL.